tutti voi. Prima di iniziare lo spettacolo, consentiteci una breve presentazione sul percorso dell'Associazione Culturale Atetix e Studium Beatessa, che stasera è di scena in questo teatro. La Atetix e Studium è un'associazione culturale atessana conosciuta per la rappresentazione della Passione di Gesù. L'associazione nasce il 4 novembre 1980, dopo aver già realizzato nel 1977 una prima rappresentazione di alcune scene della vita di Gesù. La sacra rappresentazione della Passione, invece, come oggi la conosciamo, iniziò il suo percorso nel 1990, sulla base dell'esperienza precedente del 1977. Il teatro di questa associazione, sotto la direzione del presidente Giuseppe Rancitelli, è come la pittura in plein air, all'aperto, in grandi spazi, in movimento. Le piazze, le strade, i terrazzi, i vicoli atessani, come per sentirsi un tutt'uno con il proprio luogo di vita e come a dire che la vita quotidiana è essa stessa teatro della realtà. Un impegno organizzativo gigantesco che ha richiesto ogni volta impiego di notevoli risorse umane, nuove modalità organizzative, percorsi alternativi, attingendo fra gli abitanti del paese ricchi di spirito partecipativo. Attori e comparse fra appassionati e simpatizzanti, direttamente provenienti dall'ordinario, a confermare un teatro vissuto in diretta ed in prima persona. Ciò dimostra anche quanto la collaborazione del territorio e le sinergie con le forze locali possano dare risultati, se ottimizzati al meglio che si può. La Atetix Studium si è rinnovata ad ogni nuova rappresentazione annuale. Lo scorso anno l'associazione ha festeggiato il trentennale della sua fondazione con una rappresentazione della Passione nel mese di agosto, per dare la possibilità di essere visionato da una più larga fetta di spettatori ed appassionati, riscuotendo consensi ed apprezzamenti. Dal 2007 l'associazione, con la regia di Giuseppe Rancitelli, si è cimentata nel mettere in scena, in un teatro vero e proprio, opere teatrali originali o riviste di vari autori, trasportando l'invernacolo atessano. 2007 La sagrestia di Don Peppino, di Camillo Vitticci. 2008 Le cinematografe, di Giovanni Sagnet. 2009 L'Ivutazione, titolo originale Lo diavolo e l'acquesante. 2010 L'albergo del Gallo d'Oro, di Fulvio Parmi. Stasera assisterete all'opera Madama Sangenella. Questa commedia è stata scritta da Edoardo Scarpetta, padre di Titina, Peppino e Edoardo De Filippo. Le sue commedie sono conosciute alla Grande Ribalta per la loro comicità e rese note al pubblico grazie ai film di Totò, tra i quali Miseria e nobiltà e Il medico dei pazzi. Madama Sangenella è uno dei testi più divertenti di Scarpetta. Siamo all'inizio del Novecento ed in Italia impazzano i caffè chantà, eco di una moda parigina, il cui fenomeno dilaga soprattutto a Napoli. La vicenda, tanto arguta quanto brillante, si sviluppa nell'arco di due giorni, attraverso una serie di storie di intrecci di amore e di equivoci, che tinge lo spettacolo ricco di trovate, toni frizzanti, colori accesi e clamorosi colpi di scena. Si invitano i signori spettatori a seguire attentamente vari passaggi e intrecci al fine di capire il filo logico della commedia. Auguriamo a tutti voi una buona visione. Grazie. Non ci sono lo spettacolo. Preferite, io amo la contesa. Che da fa? Ma come da questo? Ma voi siete, ma?
sto pazzo! Pazzo d'amore per te, Margherita! E chi sta competenza? Ecco, insomma, mica Margherita! Che peccato! L'avesse sfogliato petalo su petalo! Insomma, basta! Ancora oltre andare non voglio! Mo chiome marito! No! Perché sei andato con mio marito? Sì, perché la cosa stupisce! Non è sicuro che ne esci, uè! Ma che faccia? Voglio da chiamare o preferite che le chiami? Mi servo subito. Crispino? Crispino? Che schifezza di nuovo, uè! Crispino? Crispino? Sara? È con vero piacere che... Oh, dottor Vitellino! Felice! Che combinazione, Sandro Ginesi! Che bella sorpresa che mi siete fatte, uè! Io? Ma se sei venuto a casa mia, già ti aspettavo di trovarmi! Volevo dirci veramente, che bella sorpresa che vi sono fatte, eh? Certamente! Faccia tosta! Mi spiegato a conoscere tuo signore! E come no! Siamo amici di vecchia data! Vieni, vieni, ti faccio conoscere mia moglie! Fortunato! Lasciante! Ehi! Ehi! La mano di mia moglie! Scusate, a parte del mio stile baciare la mano a una bella signora! Sarà pure lo stile, ma io questa fame di sciupa femmine che porta di te proprio non mi fido! Sciupa femmine? Questa cara, come vede una femmina, gli si mette appresso e ne le dando in pace fino a quando hanno avuto lo fatto sé. Non ci l'hanno nessuno. Nessuno? Don Crispino esagera. Vai appresso, solo a quella bimba. Vedi, e tu buffo cresci per forza qualcosa in pronto, No, caro, non ti preoccupare, che l'unica donna è da me si tu. E tu ti resti cito a chi fa il cascamorto in mezzo alla vita. E chi ti fa il cascamorto in mezzo alla vita? Gli gigolò, gli deficienti, l'imbecille. Felice, t'ha fatto lo ritratto. No, caro, parlavo in generale, non mi riferivo al signore. Ah, in generale! Vedi, e tua moglie, come sta? Ma guarda, non sei stato male, che cosa mi lo domanda, uè? Ah, un signore è sposato? No, sì, no. No, sì o no? Sì, ma solo Nancy. Nancy, tu è sposato o non è sposato? Sì, sono sposato, ma è come se non ci fosse. Sì, la povera moglie me sta dando male. Pure? Che te? Mica è facile da dirsi, te non siete tutti così. La cosa è certa, che sto pieno di loro, uè. Ed è uno forte una cosa che ha buttato pure la faccia. Scusi per il... mamma da spiegare che ci rientra una cosa che la faccia. Ma forse sotto lui a 15? A 13? Sì, a 14. Artritici si dice per lì, artritici. Ma insomma, a quelli loro la cosa. E lo medico gli ha detto che la fa la ginnastica. Uè, mentre proprio te ne fai sta ginnastica così, si è accoppata la botta alle froci. Ma che cosa hai fatto? Hai fatto che le volte? Ma guarda, tutto il mondo si è bottato. Una cosa è certa. Soffre tanto. Povere. Ma facete di strada, portatela a ecco. Non è possibile. E perché non è possibile? E perché sta... sta a co. A co? Sta... a cocò. Sta a cocò. Sì, ecco, facciamo loro, tra sto a como, che ci sto a como. A como? Sto a como, sto a como perché le mediche gli ha detto che deve fare il bagno minerale. E dice la viene dello nord, tanto che fa bene alle reumatismo. Chi sa ci fa l'angelo l'ho qua le onde. Chi la risveglia le dura a carestione? Ma mia moglie ha delle reumatismi asciutti. Perché sempre tanta umidità. E abita proprio a lui? Sì, sto a lui. Perché la pure può manchi cammini più. Non c'è una carrozza e sto due persone in DS, uno che la batte e uno che le può stare. Povera figlia. Appena Sarasone l'avete presentato, E mo Sarasone quella, che è pure una mini di Lignano.
Una volta, per trattarsi noi, mi cedi una sgraidanza. Mamma mia! E molte luci di vetri. E non so, non so, porti pure la tendina e te la parrucca. Insomma, la notte, prima che io mi addormento, mi tocca smontare pezzi e pezzi. E ti capisco mo perché l'hai ancora messa dietro i ferri. Sono ancora giovane! E per noi tengo l'ospedale ambulante. Certo, cara, che se le cose sto davvero a cucire, poveracci, esatto. Ho mandato! Sono arrivati gli operai che devono montare la moniera. Sono appena arrivati gli operai che devono montare la moniera e li ho fatti salire qui dentro al giardino. Ah, essere con loro pure Orazio, il negoziante di uccelli che volere parlare con voi. Va bene, quando andrò, dai. Orazio, ricordare me quando mio primo amore bordare in mezzo al bosco per farmi vedere uccello, ma non avere trovato neanche uno. Ah, se l'avessimo trovato. Se l'avessi trovato. Comunque, va bene, ma affacciati e fallo salire, Orazio. Tu, padrone. A me mai visto un effetto di fuoricelli a posto. Buongiorno, mon ami. Ora, l'onesto venditore degli uccelli è più per soddisfare ogni vostra esigenza. Voi l'uccello gamberino, io gli do il canarino. Voi una pace un po' negrino, e col mondo lo sparvino. Se lo vuoi grande e grosso, non consiglio il pettinoso. Se lo vuoi incartellato, lo vuoi avere imbalzato. Qui c'è Orazio, e con gli uccelli lui da sfizio, e manco un po' di supplizio. Caro Orazio, caro Orazio, ti presento il mio amico Felice. Enchanté. E mia moglie. E buonasera. Orazio, allora, qualche buona nuova. Non vi spingo, i lavori per lavori procedono largamente. Gli uccelli che mi avete dato da controllare, non tutti con l'ottima salute. Ce ne sono due in particolare che hanno la testa abbassata. Ed è notorio che l'uccello con la testa abbassata non è di qualità. Facendo che curano costituendo, dai rezzo la goccia per me. Facile a dirsi, difficile a farsi, comunque ci proverò. Senti, Orazio, uccelli nuovi, me ne hai portati? Ma dai, per me reperire uccelli è un problema, tra l'altro un tondo, un bicchio e una gazza. Una gazza? E che gazza, sarà anche l'altro, ma è di ottima compagnia. E se volete lo potete tenere anche qui in salotto. Esci, io mi tengo una gazza, la ciaccia, la vuole sciute per usarla. Allora, mi avete delusa. Da voi mi aspettavo un'idea più originale, una rarità. E la rarità l'ho portata. Di che si tratta? Un incrocio tra un pappagallo e un cefalo. Un incrocio tra un pesce e un cefalo. Oh, scusate, allora, ma sta rarità vola o sta nell'acqua? Vola nell'acqua. Questa è proprio una rarità, Sì, e ce l'ho io, sto io. È bello, grande, rosso, con uno sguardo intelligente e con due occhietti gialli. Sto malato, mi so che non c'è lui. Ma non vuoi, che c'è quella pazzia? Signore, i miei uccelli sono tutti di prima qualità. Vispi, sani e vecchi. Il vostro piuttosto, seppure ce l'avete, è sbennato in incanto. Può darsi pure che cacchia e più mi te cascano. Ma da vedere come cante, ma da vedere come cante. Sarà pure che mi ha dice di voi, ma io la controllate il testo. Ora scusatemi cari amici, vado a vedere come procedono i lavori con la colina. Orazio, l'uccellaio è da Svizzera. Tu lo chiami là per là e tu ce lo fa cantare. Orfano. E voi signori, se avete bisogno di me, chiamatemi. Crispino, è così state installando una colina nel giardino? Proprio così, Felice. Sto facendo una collezione di uccelli. Boh, a proposito, vuoi favorire con me? Ti faccio vedere che capolavoro stiamo facendo. No, Don Peri, voi sapete che a st'orario a me le cille, ma le posso sopravvissuto. Felì,
tu stai sempre a fare la commedia. Comunque, guarda, permetti, mi devo andare a facciare un po' che te fai gli operai. Mia moglie ti terrà buona compagnia. Andiamo, dopo devi pure lì. Accomodatevi. Grazie, sono per me. Ma che? Non te ne avete più paura di me, eh? Paolo, che lui per niente per mettere un sacco. Ma non vuole zattocciare tu! Non ricominciate da voi! A ricordo sono una donna sposata e per giunta con un vostro amico, eh? Ma don Crespino pensa di cellule. Mi ama e tanto basta. E voi? Ah, io lo amo con tutta me stessa. Peccato, non sapete che cosa vi perdite. E perché? Perché il marito mica si può amare come la madre, oui. Ma il marito è distratto dai problemi familiari, è distratto dal lavoro, da sé, da ricerca. Invece l'amante, sono d'amore. L'amante è l'artista dell'amore. Oh, insomma, basta, hai portato che pure voi siete sposato. In un ospedale ambulante. E con questo a maggior ragione non dovete tradire vostra moglie. Ma magari, se anche vostro marito vi tradisse? Zia no, ma già se c'è questa cosa pure io. Padrona, scusate. Questo spiega sempre. Allora? Se era arrivato un padrone Chiapparello. Con Chiapparello ti posso sperare. Tu vedi sempre la ricella, eh? E voi invece con Barò ti do sempre un'altra cosa. Ma poi adesso fare le foglie per entrare. Sì, padrona. Ah! E donna Carmen, che piacere? Pure voi che te posso sperare, no? È la vostra vicinanza. Qui. Che le posso dire? Carissima comanda! Oh, Don Mimì! Come va la salute? Bene, e voi? E sto fregnone, vuoi chi? Scusate se interrompo la vostra colazione. E sto mannoccio che vuoi? Colazione? Mi pare che sti latte giuntano belle pezze. Ma te le mini, sta cristiana. Ma scusa, ma a voi, dove se ne importa? Non vi presento. Felice Ciasciammocca, Don Mimì Chiapparello. Saluto ma sorte! E Don Crespino? E da caccia. A caccia? No, sta in giardino a sistemare una voliera nuova, ma ve le vai a chiamare. Donna Carmen, attenta a non cadere. Sono un gruppo cose, sono felice. E dopo, sono una donna onesta e difficilmente cado, non bevè. Lei caderà. Lei caderà. Sono sicuro che sto Meteus con la torta alla compagnuccia. Sto curioso, ma una volta che troppo smangeria a Donna Carmela. Thank you.
coglione! Questo motivo lo stavo fischiando prima ieri, capito? E questo li sono scritti ieri, è fischiato un altro motivo! Ma non è che me se ne importa. Come che me se ne importa? Voi siete fischiato appresso a me, mentre c'è la goccia! Io fischio a orecchio, vedi con lo spartino, capito? Oh. È fischiato un altro motivo! Ieri fischi quello che mi pare piace, va bene, eh? Per forza, potete fischiare quello che mi pare piace, per forza. E siete lo comparucci di Donna Carmela. E voi siete l'amica di Don Crespino. Sto frignitella mosciolita. Ma sto mio benare vestito. Sto scordacchiare magna e torna. Queste sono parole che fanno male. Scornacchiare, sì, scornacchiare. Ma guarda, anzi, scordacchiare. Dove sei ricacciato voi? Scusate se interrompo questa amabile conversazione. Non vedete, mio marito la desidera al giardino. Devo far vedere la voliera a lui. A me? È una comparuccia, vero? Acchiapparelle, mi chiedo. Acchiapparelle, mi chiedo, eh? No. È una comparuccia, vero? No. So capito, so capito, so capito. Acchiapparelle, mi chiedo. Accomodatevi, non venite. Scumaro, scusate, ma chi vuoi e che ci deve fare con lo spazio? Quello è un amico di mio marito. E gli otti giorni che mi vè presso il mio cuore. Ma ti ha portato una caccinella? Mi fa la corte. Una corte asfissiante. Ma anche me ha sbagliato palazzo. Io vuole la cita. Io le faccio a pizzetti pizzetti le squai dentro la causa con lei. E perché le bestialità cucettate? Perché? Non si riesce? Io tengo soltanto ad aspettare che voi manteniate la vostra promessa. E mo, per questo, su papà tozzi, tomo tomo, cacchio cacchio, e mi voglio la pallottola e andare al piatto. Ma voi che pallottola cerchete? Osereste forse negare che mi avete promesso che il giorno che vostro marito vi tradirà voi avreste fatto altrettanto? No, non nego, ma... E va ricordato che mi siete detto? Don Mimì, il giorno che mio marito mi tradirà, io mi vendicherò e voi sarete lo strumento della mia vendetta. Muove questo e voi? Volete cambiare lo strumento? Donna Carmi, è su un uomo! Ho già avuto il piacere, me l'ha presentato la comparuccia. A dire il vero, che la moglie, che sto piena di delusione, che la mente di lignano, che luci di vetro, che il Dio, che la parrucca. Ma che schifezza, questa non è la a casa. Don Crespino, grazie della bella pubblicità che mi ti fa. Essere arrivato la signora Giorgia Mocca. Felice, tua moglie. Vostra moglie. La moglie vostra. Scusa, pardon, scusami tanto. Che ci sta? Dire essere vostra moglie. Ma che non è possibile. Ma ci stava? Forse era sanato. Ma no, non volesse un te che era sanato. Ma che so chi è? Sarò cacchiato che ha sbagliato. Non si che faccio. Ma vai a balene di chi è qua. No. Falle sale. Va bene. Prego, accomodatevi. Buongiorno a tutti. Guarda, è proprio mia moglie. Ara, chiama la casa, sia che ti parla, eh. I signori ci scuseranno. No, calma, la signora, non convalescente. Faccia
I signori mi scuseranno se mi presento in casa loro senza essere stata invitata, ma siccome mio marito parla sempre di voi, mi sento uno di casa. È come se ci conoscessimo da tanta tempo. E così mi sono fatta l'onore di venirla a conoscere personalmente. L'onore è tutto nostro, signora. Mi sono detta, due amici così intimi, che non si sa, sfatti ci un sonno. Non mi pare giusto, cari voi non sanno conoscere niente. L'imboresse. Mio marito parla sempre di voi, che quasi quasi fa venire a Giussi. La mattina esce, se lì andovi. Andovi? Dal mio amico Crispino Vitellino. Si ritira, mangia tutto in fretta e ancora con il boccone in bocca sacchiato con cappello e ariete. E mo Feli andovi? Dal mio amico Crispino Vitellino, eh? Appunto, e che tutto rispetto, sempre più su Vitellino di mezzo. Certo che è un Vitellino per la casa delle fastidie. Indiani, chi sono dove sono noi? La gelosia non ne fa ragionare. Don Crispino, è l'uero sì o no? Che gli vengo tutti i giorni a E. E come, signor Luè? Sì. Questo sta E ogni minuto, ogni quarto d'ora, sta sempre a E. Mi rivede sempre a rete. Guarda, pure io li trovo spesso da andare a sta casa, eh. E ci facciamo certi fischiati. Che? Sì, ci piace fischiettare insieme motivi di canzonette. Che belle fischiate, uè. Secondo te? Tra pure Cetrulielli, Chiapparello. Cetrulielli, Chiapparello. E per questo è un momento di stecca a precisare. Va bene, comunque, signora, restate comoda. Sapete che cos'è? È che noi avremmo voluto conoscervi da tanto tempo. Ma poiché voi stavate a Como? Yeah, a Como. Ma come, signora? E curarvi. Voi state combinata una maniera, signora. E che maniera, signora? Yeah. Ma piuttosto voglia stare. Felice, ma di tutti voi, che non siete vestiti brutti, di tutti i pezzi di sotto, paralizzati. Un pezzo di sotto paralizzato a me. Signora, se tu camminavi sopra una seggia a rotelle e per camminava da una busta a rete. A rete? Non prendi, io mi prendi cibo, non prendi cibo. Yeah, ma se voi fate da domanda a parlare. Signora, se tu tenete la mina di legname, voi ci vedete. La dindina, la parrocca. La parrocca. Oddio, yeah, la parrocca. Aiuto, aiuto, che la cancella! È scappato Fedino! Oddio, ma che c'è a fare? Che la cancella! Urrà, urrà! Che disgrazio! Niente, ci capisci niente. Signore, dicetemi la verità, ma è lui che è felice che tutte le mattine è? Signore, la verità, oggi è la prima volta che è stata qui. Yeah, le sapevo! Le sapevo! Quando ne canta botti di Adele! Suo marito si trova qua perché pensava di avere una facile avventura con me, e invece no. Che porci, che porci! Anche la comare ci ha fatto promosso. Quello infame assassino me li mangiamo un cane! È poco, è poco! Li ha trattati e non sa, li ha far male in un solo osso sa! È poco, è poco! Ma che poco, papà, davanti! Sì. Signore, ma venga a scusare se mi sono detto la verità. Ma signore, io vi ringrazio, avete fatto bene. Quando avete all'ospedale le mani, canta bottiglia dentro. È poco, è poco. Donna Conce, me ne permettete un pensiero poetico? Andi. Quando è stato in guardarsi più bello. Questo è proprio un pappagallo. È tutto qui. Oddio, mi sento male, oddio, non mi sento male. Aspetta, Sono felice e sono contento
qua siete fatto. È passata qualche lacrimuccia e allora Fifì, torna dalla tua mamma che soffre tanto senza dire. Ha sentito il mio grido di dolore ed è tornata. Che facete? Parlate pure con le cellette. Io ci dialogo con le mie creature. Ora, se permettetemi, vado a controllare la volina. Orazio, l'uccellaio che dà sfizio, se ne va contando no. E mi dà un bacino d'amore. Au revoir. Speriamo che non gli hanno detto niente a mia moglie. Se sei finita a parlare con Don Crispinato, con Magno Sutta. Come vuoi tu, mia cara mogliettina bella? Come vuoi tu? Che curno già. Ciao. Don Benì, mi sono salvata. Voi siete proprio in amicizia. Che sia cosa, non si può scontare. Meno male che siamo finiti in tempo a chiudere le porte della morire. Le ministri non hanno scappato per tutto. Dottore, vuoi essere signora che volere parlare con voi? Forse essere nuova cliente. Va bene, guarda, saluto i signori e dopo le fendrà. Sì, padrone. Signore, noi ce ne andiamo e quando avete ve l'aspettate farmi un altro uomo. Ne lui è felice? Certamente, come ne lui è? Tanto piacere di avervi conosciuto. Piacere tutto nostro, signora, aspettate. Arrivederci, signora. Signora. Ha ricordatele di me? E come faccio a scordarmi di voi? E ne vi scordate, gli rembi di tutti i denti. Quelle saranno tutte pensila, prima di entrare alla casa. Arrivederci, come la avrai pure io. Accompagno mia moglie, arrivi subito. Don Felì, riconosci non è andeste buona? Non ti preoccupare, ti può sempre servire, vedi di trovarlo. Com'è? Arrivederci. Salutaci, arrivederci. Meno male che siamo riusciti a... Se io avevo un sacco di soldi al vento. Dottore, vuoi essere sempre signora che volere parlare con voi? Va bene, fammi, sai. Crispina, che ti pensa il tuo amico Felice? E non Bruglieri, povera moglie. Povera moglie, davvero, ma se fosse marito, se non facesse scappare, senti, ma per un po', arrivo delante, dato che la cliente. Ci vediamo dopo. Ciao. Ma come va? Sai chi è questo che mi lo trovo? Margherita? No. Olivia? No. E chi sta guardando con quella pazzina? Cucù! San Gene, e che c'è di tu? E secondo te che ci faccio, stinga Ekbit? Si sto proprio pazza, ma ne... E il marito? I mariti mi hanno Napoli per affari. E si state proprio pazzi, tesoro? Ci sono pazzi, ma di te. Crispi, ma già ti sei scordato che i momenti meravigliosi. E se mi passi da unità con lo stesso? Ma non, come me le posso scordare quelle belle momenti che tutti che gli etti che gli passavano sotto le mani? Io a te, sono a te! Sì. Ma perché non mi sei risposta all'ultima lettera che ti sono scritta? Che non mi vuoi più bene? No, niente che non ti vuoi più bene. Stamattina ti volevi scrivere un'altra lettera, ma dopo so pensato ci vado di persona da Crispino mio, sceso tutta una carrozza e mo stenga ecco. Ma pensa se deve stare marito? E che se ne importa? Quello è lo bruto, è lo torterro, senza danze di amore, di poesia. Tu invece, Crispi, sei romantico, sei dolce, sei carnale, sei profondo, sei generoso. E io senza di te non posso più campa. Mi strillè, che si esce voi. Quello che accidi di bocca.
Moito. Moito. Ma perché si è sposato? Certo, certo. Ma a Roma mi si mette che stivi solato? A Roma, ma no. E che questo mi può dire che tra me è tutto finito? No, no. Ma risponda, risponda. Nulla, nulla, dai. Sì, sì, è tutto finito. E allora dammi una corda. E ciao, po'. Ciao, Pippo. Come le fetraggi, che sono, riflette un attimo. E sono riflettuto. E infatti stamattina avevi scritto pure una lettera da Deep in marito, ma ancora in man. Brava. Ma voi in man. Sbagliato, sbagliato. Sì, dai, dai. Mio adorato, non sono più degna di te, non ti merito più. Ho amato un altro uomo e non posso vivere senza il suo amore. E mo ci metto il resto. Lui però non mi ama più ed io mi uccido. No, no, non chiedermi il suo nome. Giusto. Giusto. Non ti dirò mai. Brava, brava. Che si chiama dottor Crispino Vitellino. E che abita in via Duomo numero 28. E ci potete mettere il piano, interno 12, sala Eugenio. Ci potete mettere pure l'anamnesi e l'urina. Se lo scrivono tu pure per moito, me le mando per posto. E Uge, per carità, ma che buda me, che buda me. Crispino, un ultimo appuntamento, un ultimo regalo, un gioiello di brillanti, di smeraldi, di rubini. E poi saziarmi dei tuoi baci e con loro l'oblio e la morte. Ma... Crispino. Ma aspetta, aspetta, a via Chiatamune 40, a Eli ci sta un'amicizia a me, che ci mette a disposizione la casa, a cui ci potremo parlare tranquillamente. E ad Amini, assolutamente, se no partono le lettere. E porti pure qualche spicciarella. La del 200 di Della Sarta. Oh. Au revoir, mon amour. Avvocato! Ha telefonato il signor Totonno Cuoccio, sta venendo. Totonno, marito. Ma perché? Oh, ma perché Totonno è marito? Sì. E mo gna faccio, gna esci questo incontro. Tu fu subito, mo a nascondere. Ma che ti nascondi, che ti nascondi? Scappa lo quarto del giardino e cammina lì, ti fa venendo giù. Padrone malandrino, guarda non bazziare con uccelli, ribassare belle signore. Si capite l'avvocato? Quando non vado a pazzi in grigille, se ne spassa anche le belle signore. Ma che giorno a te le vedi che cosa faccia succedere? Ma Crispino, ti volevo chiedere un favore. Un pa... Boh, non è proprio il momento di cercarmene favore. Tengo tante altre cose per la coccia e poi appunto il marito di San Genelle. Padrona, essere signora che volere parlare con voi. Vieni, fammi un piacere. A ricevere tu sta signora. Vedi che voi dai un appuntamento per un altro giorno, che noi esce a conoscere la faccia, che a me mi scoppia la coscia, non mi scoppia la coscia. Che bella cosa, una bella signora. Falle sai, falle sai. Prego, accomodatevi. Avvocato, mi domani siete qua. Mi dovete proprio aiutare, non ce la faccio più. Mo facci finta che sono io l'avvocato. Quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello. Ma me lo faccio, ma me lo faccio, ma me lo faccio. Avvocato, ma voi ricevete sempre clienti valanti la tarantella? Solo quando è così bello come voi. Ma, mo proprio non è il momento. Non è proprio il momento. C'ho certi pensieri per la testa. E andò stando, che mo ve le uno più una. Siete pure simpatico. Siete viste? Mi sono fatte ridere e si inedite tutte le pensieri. Ma è un po', non giochiamo più e parlatemi da avvocato. Ah, ma perché mi serve l'avvocato? Eh sì, mi sono appiccicato con l'impresario del teatro. E quel mi ha licenziato e mo sono a spasso. Ma perché, recitate? No. No, e allora ballate? No.
No. E allora cantate. Sì, canto l'opera. Oh. Il nome suo nessun saprà e noi dovremo ai memori. E quella di che costonazzi. Ma quando ama è all'alba vinse. Ma mi siete sempre più simpatico. Facciamo una cosa, visto che sì, sto tanto simpatico. Ci vediamo stasera all'Hotel Riviera. Io portassi una bella bottiglia di champagne. Anzi, portassi pure del Dom Perignon. Mm-hmm. Portassi pure dei fiori meravigliosi. E vi portassi pure un bel regalo. Pure il portafoglio? Certo, vi porto pure il portafoglio, ma poi... allora, visto che la cosa, la più importante, il portafoglio, lo porta, e visto che mi ha fatto passare pure il mal di testa, lei mi può venire a prendere all'Hotel Riviera. Prima faremo una bella camminata e domani parleremo con l'impresario. Va bene, ma... scusa, lui mi dice, qual è il tuo nome? Lisetta Clarinetto. Clarinetto! Che bella suonata che mi ha fatto messere! E te ne vi cucino, non me le devono un bel bacino. Stasera duratore. Ah, mica perché siete sposati? No, assolutamente. Allora si può fare. Ciao. Che bella bricocca che mi sono acchiappata, la faccio la prima. Ancora che è Cristina? Che la cliente che mi avevo trovato? No, è venuto, ma non ero granché. Hai detto a Cuceca, c'è la prima volta, non ti preoccupare. Io ho molto salute, ma è privato. Il signor Totonno Cuoggio. Prego, accomodatevi. Buongiorno a signori e suo compagno vostro. Caro Don Antonio, che eleganza. A che dobbiamo il piacere? Zitti, prima di darvi ad altro. Facetemele fare la riverenza alla vostra signora cui presenta gagliarda e tosta. Signore, inizia a voi, ci sono guaglioni vostri, che inizia la vostra bellezza, armano incantate in clavecchio verde. E di prima qualità, promettete, Totonno Cuoccio, putecaro di baccalà, aringhe, sardine e sardelle. Signore, a proposito, mi sono permesso di buttare di una brancata in omaggio alla vostra bellezza. E chiesto, vi suggerisci di cucinare che due pomodorelle, due livanire e due diavolilla picchini e ci mangiate a crepa panza. Ma attenzione alla bella crianza. Però che si può mettere nella fuori perché è fetto, no? Scusa, caro, ma ha portato un mazzo di rose? Non vi dovete disturbare. Ma nessun disturbo, dovere. Allora, a che dobbiamo il piacere? Senta, avvocato, venga subito a sette. Voi avete da sapere che io mi sono sposato una canzonettista. Avvocato, proprio buono, una canzonettista proprio bella, è Eugenia Sangenella. Povera Sangenella. E beh, vuole magrellare. Uè, dopo che li sono vuote da vendere alle teatri, gli faccio fare la signora un gruppo a calà. Ma la va bene innanzi te. E ci vuole un stomaco. Riconoscenza. Ah. Ma però, che la fame, signor. Ma mi si ricordo. Sono trovato questo da vendere alla Venezia, stamattina. Schifezze di cose. Sentito che scrive quella Giulia Scariola. Me ha durato. E ha scattato in dentro. No. Sono sbagliato, scusate. Mio adoratolo, sono a Napoli e noi potremmo amarci ancora. Fui in mingino! E che c'è sto scritto? Ma voi siete capiti? Quelli già le tenè la mamma. Già avevi fatto cazzo e cucchiare. Scostumate, tazze e cucchiare. Già dico le cose. Ma le portate a voi. Ma non me le sento, cazzo. Ma io me le sento, avvocato, me le sento. Sentite. Stasera mio marito deve trattare certi affari di baccalà. E lo marito so io. Ah, non sembra. Lo troverò una scusa per uscire. E ti aspetto a casa di un'amica mia, in via Chiatamone 40. Non mancare, ti desidero come il pane. Gesù, lupone! E che la fa? La merenda, forse. E dopo la merenda? Che tu ce l'hai ripito?
Ma che me rende che ce la riviene, signore? Avvo qua, lo fate tutto intrecciato e voi me la avete asciugato. Scioglie, io non muoio quello da asciugare. E allora? Che cosa volevo fare? Una spartizione da mia moglie. E va pure, ripensarci, d'accordo. Signore, voi siete una femmina e intercotevi nel corno a vostro. Sì, ma la sparti, quello mi do pure in giro. Mi dici cantinga educazione, canzacci parlò, che sognero sul terra. Mamma mia, che offesa, voi parlate meglio una poesia. Ma appunto, dici sta poesia, mille che nasce. Ogni giorno me l'ha presentato. Signor Scorfano, cuoccio a servirvi. Narraio su. Ma io sono combinato un bel servizio, eh. So i dalla pulizia e i so i tutte cose. Chi lo vuole sapere, e chi era l'amante di mia moglie? Ma io che ne sa, c'è chi è sto guarniere, sto porci, no, sto... No, penso che può bastare, avvocato, ma io mi serra la chiappa via che ha d'amore 40 e faccio succedere in ferro. Avvocato, le vedete qua? Qua ti ha occhi dagli occhi, tre le sparne qua che la spugna, e c'è che venga con un trazzalato. Grazie per la preferenza. E se ne avesse bastato, gli allisci pure la portella andare dalle spalle. Vabbè. Signora mia, io sono buono e bello, ma quando mi hanno fatto io fido a davvero. C'è tempo, che si sente. E dopo facci succedere pure le 7 giornate di Milano. E io ce ne sono niente più a dire. Comunque, voi preparate le gambe. E che mi fa una scopa? Se lo spartimento con buone, vi porta a fare una bella magnata di baccalà. Avvocato, vi faccio l'esempio e levo l'imbiccio. Signore, insistate perché puzza la mano e mangiare. E vi danno dopo lo spartimento. Comunque, vi apre la mano del papà. Puzza passano qua, io. Ma transemente, vendere. E che puzza? Poi sta proprio questa magna, lo baccano alle cillette dentro la corriere. Andresco, che è successo? Ma te la faccio, bene me. Vedi, non da passare vuoi. Aiutami tu. Volentieri, ma se mi dici che cosa ti è successo. Ma sera, un appuntamento in piena ferma. Abbiate voi, abbiate voi, che tenete sta faccia. Vedi, che la mia mamma. Kenzo, capite? Era mia amante! Voi tenete a dire che... Dei come sono felice, ma non sono felice, non me ne fate! Per le mare d'opera, per il marito, tutto cosa! Quindi, don Crespi, voi mi state dicendo che tradite vostra moglie, eh? Sì, tradire. È stata una scappatella che sono fatta quando stavo a Roma. Don Crespi, sempre di tradimento si tratta, eh? Ma sono contento! Felipe, è stato qua per dirmi che mi ha. A voi? Sì, e perché te te lo sono qua? Allora, va buono. Allora? Non mi trovo in mezzo a guai. Perché mi ha dato appuntamento per Marsella, a casa di un'amica sua. Se no, dici tutte cose a Carmelo. Io dicevo. Lo so, ma non posso! Perché stasera insieme viene il commissario per farmi ingappare della moglie e perché mi vuole in via dei pallottole, è venuto in quella pistola, è armato, Mamma mia, certo, è stata proprio una brutta situazione, eh? Tu fatto, faccio un controllo con le spine della mano. Guarda, per prendere cassa, ti torni che me. Non respiro. Ma c'è una cosa. Ma non da dire a quella signora che l'aspettate all'hotel Riviera, capisci, avete a chiare? Così, tuo marito va alla casa dell'amica e a voi non mi ci trovo. Questa può essere una buona pensata. E a moi mi dice? A me dice, che avrò io un telegramma da Caserta. E che avete aperto urgentemente perché sono un cliente che vi può parlare. Ma lo faccia così. Felipe, mi raccomando, acqua in bocca. E
Statele sicuro, Crespi, statele sicuro. Statele sicuro. Mi raccomando. Crespi, pranzo è quasi pronto. Ma calma, vostro marito vi tradisce. Si è fatta acchiappare la cena, non venite. E voi che c'è il sesso, fate un grande mezzo. Paravapappa! Il momento della vendetta è arrivato. Suonano le trombe. Paravapappa! Rullano i tamburi. Bum, 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 bum. Don Crispino stasera si incontra in Gramante Nuda all'Hotel Riviera. Gramante Nuda? Sì, in Gramante Nuda. E porco, no? Mi dirà che ricevuto un telegramma da casera, c'è che da parte urgentemente. Dica lo è, mi può mettere le corna. Ma non si che facciamo? Io mi appresso, gli sputevo a noi e dopo gli facevo uscire noi le corna. Come promesso da una carnetta. Oh, però, mi raccomando, io non vi sono detto niente, eh? Solo per questo vi piace? Per l'affetto che nutrite per il vostro amico, ma sei la stessa. Ma le vedete entrare, e vi dice che ha ricevuto questo famoso telegramma da casetta. Ma stati zitti, se mio marito a me le corna non lo metterai mai, l'imbores capace fa una cosa simile a me. Non è capace. È un bravo marito. Un bravo marito? Non può essere più, non me la senti più di fare sta vita. Ma che c'è? Rassiede, vieni a trovare un mio cliente, a casetto, un nuovo cliente, un certo Crispino Trippa. Vedi la panzi, la libri, e la trippa, ci faccio zurretti e trippa. Ma a casetta da chi? Sì, sì, a casetta. La cosa che mi dispiace è quello di doverti lasciare da sola, a te. Oh, ma non ti preoccupo, se il dovere ti chiama, dai chi va, va. Mia, sei comprensibile, moglie mia. Io so esternato il mio dolore, però che non ho parole. Tu, allora, non ti preoccupo, che se tengo bisogno di qualche cosa, è che lei è stato non felice, come non amore. E lui è, non felice. Allora io vado, eh? Io vado. Senta, va. Andiate senza pensieri, andiate che ci stinghi, andiate. Crispino! Crispino! Va, Crispino! Oddio, studiate te, studi in fondo!